fai figli? Sì. Allora, ragazzi, io mi chiamo Alessandro, faccio parte, sono uno dei tanti di Radio Hypnotic Station, insomma, sono Brave Alex DJ, no? Finalmente mi vedete. Sto filmando Pasquale De Luca Show dentro la macchina dopo che si è creato una bottiglia di vino rosso, normalmente, eccolo là, è andato lungo. Da un litro però, Da un litro. Non da dei centilitri, da un litro. Da un litro. Perciò dei centilitri per 10 fa un litro. Mettiti il dito nel naso. Il dito nel naso? Mm. Nelle orecchie? Nella bocca? È embriaco tosto, perché il vero Pasquale non l'avrebbe mai fatto. Gustiamocelo. Tipo come vi lascio in compagnia di Radio Hypnotic Station e Pasquale. Di come i bambini piccolini. Con questi biascicamenti. Mi la bocca come il dentista? Sì, te lo infilo la bocca. Senti, ma quando vai a dormire che fai? Così esce tuo padre con un fucile da caccia. No, quando vado a dormire non faccio questi movimenti perché c'è la mia sister che dorme. E poi ma si sveglia e si incazza. Sì, dormiamo insieme, non insieme allo stesso letto, i letti separati. Lei dorme sulla destra e dorme sulla sinistra. Ti conviene dormire sul divano stasera? Sul divano, vado a casa, accendo il televisorino, poi c'è qualche pornazzo, mi sparo una pippa e poi a dormire, dai. Oddio ragazzi, non ho sentito, stasera è da morire, è da morire. Anche se però devo dire che qua Fornazzi ne farò più vedere, perché se metti sull'otto fai vedere solo quelli delle cose delle che devi chiamare, chiama il 892 putti puttana, ascolta i godi, quelle cose lì, però non c'è sostanza, non c'è niente. Ma vuoi che chiamiamo così ti fai una goduta? No alla fine lì ascolti solo, che ti godi. C'è un bel puttanone che venga qui, te lo spompini subito, ti rianimi la bestia, cosa meno poi, vai giù di bacino poi. Su, fammi vedere giù, come va di bacino. Più. Beh, io sono un po' fiacco, però il bacino prende e va su. Pau. Poi senti, vedi la bella bocca e fa più. La bella libidina ci vuole, Lo andrai a vedere quando vai a Torino sto video? Sto video premetto che sono in fase rinco, perciò in fase rinco uno spava parecchie cazzate, non è che sia molto lucido. A livello tecnico tattico voto 1, dai. Voto 1. Quindi a chi vedrà sto video? C'hai la lingua nera, apri la bocca. Vino ragazzi miei, guardatelo. Dai, la lingua è buona, la lingua deve essere lunga, così almeno quando becchi la figa sotto gli occhi gli alecchi tutta dall'A alla Z, proprio da nord a sud, così. C'è anche il movimento linguale, cioè alla fine fa anche, sviluppi anche il muscolo della lingua, su e giù, su e giù, su e giù. Poi quando ti spompinano, su e giù, fai la stessa cosa quando hai lecchi la ciornia. Quindi su e ciornia? Giù, si la ciornia. La ciornia! Mi metti così il dito dentro al clitoriterino, al clitoride, e poi affetto, ciucciuto. Direi tutto quanto, dai. Sì, ma con queste gambe sta fermo. È vero, cioè. Non mi vengo in piedi, cazzo, aspettate che mi alzo un attimo. Mi è piaciuto quello che ha detto Monica.
quando siamo usciti, dice: ma Pasquale come sta? È partito? Partito. Sta partendo? Non sto parlando perché sono ancora qua, dice, la macchina non è ancora preparata per partire. Domani dovrei partire, figa. Io dico che non parti domani. Ah, non parto. Se parti martedì mattina. Se ti muovi troppo mi vuoi in macchina e poi ti giuro che te la faccio pure con la lingua, la macchina mia. Ma che ti vomita, figa, dai! Mica sono ubriaco, sono solo un po' in fuori gioco. Guarda gli occhi! Poi non va a parlare con sta luce perché non ci capisco un cazzo, dai. È meglio così! Quando non capisci un cazzo significa che sei veramente te stesso.